È arrivato il secondo oro, finalmente, mamma mia! Ben ritrovati a tutti innanzitutto in questo nuovo video. Un'emozione veramente gigantesca nel canottaggio. Il doppio, pesi leggeri, Rodini, Cesarini conquistano la medaglia d'oro. Grandissime ragazze, grandissime! Tra l'altro, 10 minuti dopo, l'argento, che è come se fosse un oro, moralmente lo è quasi stato, a livello pratico, nella realtà, di Gregorio Paltrinieri, una medaglia clamorosa a dir poco, ci ha lasciato veramente l'anima lì dentro. Un qualcosa di pazzesco. Per distacco, ovviamente, senza quello sto qui a dire, la notte più bella finora olimpica italiana. Ma le ragazze del canottaggio hanno fatto un qualcosa di incredibile, veramente pazzesche, stupende. Tra l'altro, sentire l'inno per la seconda volta italiano su un palco. Sul podio della premiazione, veramente un qualcosa di bellissimo, ci voleva, sembrava una maledizione ormai, perché dopo il primo oro del primo giorno di Vito dell'Aquila non era arrivato più nessuno, solo argenti e bronzi, per carità, ottime medaglie anche sorprese, però serviva veramente come il pane l'oro per noi tifosi e per tutto l'ambiente italiano e per tutta la nazione proprio, cioè un qualcosa di una gioia veramente grande, grande, grande. Ripeto, una gara equilibratissima sin dall'inizio. L'Olanda poi scappa un pochino, sembra aver vinto o quasi, ma cioè non si può mai dare per scontato nulla. L'Italia fa una gara, ma sono veramente emozionatissimo. Non ce la faccio neanche a parlare, veramente per le ragazze prima e per Greg dopo sono stati 10 minuti veramente di lacrime, mi sono uscite le lacrime, veramente, vi giuro, mi sono uscite le lacrime perché è un qualcosa di incredibile. In molti sentivo ieri che dicevano non svegliatevi domani notte perché tanto siamo maledetti là, di qua. Io però sentivo qualcosa dentro di me, sentivo che soprattutto nel canottaggio, dopo quel record del mondo di ieri, sentivo che mi dovevo svegliare. Sono andato a dormire con il pensiero, sì, mi devo svegliare per vedere queste gare, queste finali, lo devo fare perché sento che potrà succedere qualcosa di buono. Me lo sentivo nel canottaggio, invece non me lo aspettavo minimamente per Gregorio Paltrinieri. O meglio, la speranza sotto sotto, il lumicino c'era, però ovviamente a rigor di logica tu dici, sei entrato con l'ultimo tempo disponibile praticamente in finale, in quelle condizioni, dopo aver avuto la mononucleosi, dichiari praticamente che non ne hai e che fai il possibile e che già è tanto che sei entrato in finale. Cioè, in finale cosa ti aspetti comunque? Una buona prova magari, d'orgoglio, ma nulla di più. E invece argento che è quasi oro, ma veramente, veramente pazzesco. C'è un video dedicato, tra l'altro, come ho fatto una reazione proprio a questo argento di Paltrinieri. Ma qui concentriamoci sul canottaggio, ripeto, medaglia d'oro stupenda, veramente pazzesca. Dicevo, gara equilibratissima, l'Olanda che sembra andarsene, ma nulla, mai dare per scontato nulla. L'Italia che rimane sempre lì, lotta per le medaglie. È stata una girandola di emozioni perché per un attimo si è materializzato l'incubo dell'ennesima medaglia di legno, poi magari eravamo secondi, poi riuscivamo quarti, terzi. Poi vedevi comunque che riuscivi ad avvicinarti all'Olanda, ma l'Olanda magari riprendeva quei 5 metri di vantaggio. Ma negli ultimi 500 metri l'Italia ha fatto un qualcosa di incredibile. Ha accelerato, ha alzato il ritmo, l'andatura in maniera vertiginosa. Scende un pochino l'Olanda, che dopo il traguardo sono letteralmente disperate, scoppiate letteralmente. Ma l'Italia compie una rimonta pazzesca. Al cardiopalma, vince forse per 5 metri, ma l'importante è che vince. Medaglia d'oro, una medaglia d'oro pazzesca. Secondi, sinceramente, non so, in questo momento non ricordo neanche chi è arrivato, ma poco importa. Insomma, terze le olandesi, che alla fine, comunque, da un oro possibile arrivano ad ottenere un argento e un bronzo. Quindi non bene per loro, ma benissimo veramente per noi. È stata letteralmente una liberazione, credetemi, una liberazione.
E 10 minuti dopo, ripeto per l'ennesima volta, se non l'aveste capito, l'apoteosi. Quindi, veramente, tra quest'oro e questo argento, è come se avessimo vinto 5 ori questa notte, perché l'oro l'argento di Paltrinieri vale molto più di un singolo oro per quello che ha fatto. Ma e questo oro nel canottaggio veramente ci riscatta della pessima notte che abbiamo. La pessima scorsa notte che abbiamo vissuto tra sfortune, quasi speronamenti, errori, sfighe varie, insomma, fra nuoto e canottaggio, ci è stato restituito quello che ci è stato tolto ieri notte, letteralmente. Tra l'altro arriva anche un'altra, perché in tutto questo è arrivata una terza medaglia, una medaglia di bronzo, sempre nel canottaggio, sempre nel doppio maschile con Oppo e Ruta che ieri si erano qualificati bene con il secondo tempo. Anche qui medaglia molto bella che ha fatto da antipasto allo splendido, ripeto, splendido oro delle ragazze. E Oppo Ruta che gareggiano veramente, veramente bene. Si puntava comunque ad una medaglia e quindi al bronzo. Ad un certo punto siamo stati anche in lotta magari per qualcosa di più, per l'argento, ma poi comunque l'Irlanda se ne va e vince l'oro. L'Italia si stacca anche dalla seconda imbarcazione, che sinceramente non ricordo, anche qui non ricordo chi fosse, ma vabbè, poco importa. Anche qui l'Italia che perde un po' di terreno, sembra lo perde anche nei confronti della Repubblica Ceca che sta rimontando da dietro, ma alla fine mantengono il terzo posto, veramente splendidi anche loro. E lì mi sono sentito veramente una carica dentro perché ho detto: ok, iniziamo col piede giusto, vediamo cosa riusciamo a fare. Godiamoci le ragazze. È arrivato l'oro, poi vi ho detto: mi sono goduto serenamente la gara dei Paltrinieri, è arrivato un argento, quindi e non è finita qui, ovviamente. Vedremo cosa succederà nei prossimi minuti, nelle prossime ore, perché. Come potete notare, magari sto registrando questi video proprio di notte, a caldo, perché è giusto anche che vi faccia vedere, che vi mostri le mie emozioni a caldo, quello che sto provando, veramente lacrime, lacrime di gioia, emozioni a non finire. Grandissimi tutti! E se vi è piaciuto il video, ovviamente lasciate un mi piace, ma credo vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e ditemi qui sotto nei commenti se avete visto la gara, se non siete rimasti svegli, avete commesso purtroppo un grande errore, un grave errore questa notte, ma capisco che magari qualcuno ovviamente ha delle cose da fare, ovviamente, o qualcuno proprio non ce la fa a rimanere sveglio a vedere le gare, lo capisco, ma veramente è stato e potrebbe essere ancora di più uno spettacolo pazzesco. Quindi buonanotte a tutti e buon proseguimento olimpico a tutti!